club sportivo che mancava a Pescara. The Sporting Place, Prati 37. 7 campi da tennis, 4 in terra rossa e 3 in erba sintetica. 3 campi da calcetto, spogliatoi separati di ultima generazione. È un parco che solo noi abbiamo. All'interno della clubhouse anche un ristorante dove intrattenersi prima e dopo lo sport e il negozio sportivo Tennis Store di Giorgia Dolci, con servizio in cordatura racchette. Ovviamente in via Prati 37 a Pescara. Sta prendendo sempre più piede la nostra rubrica sul tennis. Quando dico nostra intendo la rubrica ideata da Prati 37. Un saluto da Paolo Sinibaldi, per la parte tecnica Luca Romano. Siamo arrivati alla puntata numero 3, dicevamo, e oggi ci concentriamo su tre aspetti che secondo me saranno molto interessanti per gli appassionati di tennis, anche per quelli un po' più esperti. Intanto noi lo giochiamo così, l'angolo tecnico, da cui cominciamo questa trasmissione, con la risposta al servizio. Ci concentreremo anche sull'angolo di Prati 37, vi faremo conoscere un talentino, un giovane talento che è Carlo Emanuele Marsiglio. Quindi per la parte fit, le news della fit, è il momento di parlare con le immagini. Avevamo a disposizione proprio il torneo Open maschile di Prati 37, allora abbiamo voluto sicuramente sfruttare questa grande occasione per uno dei tornei più importanti dell'Abruzzo stagione 2014. Via, si parte con il nostro tennis. Il maestro federale Vincenzo Carlone ci introduce alla risposta al servizio. Interpreti chi sono? I nostri amici tennisti, sempre molto collaborativi, Paolo Cartuccia e Alessia Camplone. Noi lo giochiamo così, oggi si concentra sulla risposta al servizio. Secondo me, caro Vincenzo Carlone, tecnico federale, mi sembra un aspetto fondamentale nel tennis di oggi. Sì, oggi ci occupiamo della risposta al servizio, che è un colpo di un'importanza fondamentale nel tennis moderno, in quanto, così come il servizio, essendo un colpo di inizio gioco, ci può permettere di una risposta efficace, di prendere l'inerzia dello scambio, il che vuol dire quasi sempre poi andarsi a conquistare il punto. La differenza che passa tra una prima palla di servizio e una seconda, che è sicuramente un po' più lenta, un po' più abbordabile. Beh sì, c'è una differenza direi sostanziale, in quanto sulla prima palla dovremo cercare soprattutto di difenderci. Difenderci cosa vuol dire? Vuol dire cercare di giocare una risposta il più profonda possibile, in maniera tale che l'avversario non possa cominciare a comandare lo scambio. Viceversa, sulla seconda palla potremo incominciare noi, potremo cercare a iniziare a comandare lo scambio e quindi a porre le basi per la conquista del punto. Come si allenano queste caratteristiche? È una dote naturale? Oppure si può anche intervenire con tanta dedizione giorno per giorno? Ma sicuramente ci si può allenare alla risposta al servizio. Bisogna sicuramente sviluppare determinate capacità coordinative sin da piccoli, soprattutto la capacità di reazione oppure la capacità di anticipazione motoria. Quelle sono qualità che bisogna sviluppare da bambino, però ci sono esercitazioni con le quali si possono migliorare queste capacità anche in età avanzata. L'ultima, il servizio a uscire oppure quello centrale, insomma, qual è quello più controllabile da chi riceve? Bah, diciamo che quello dipende dalle caratteristiche di ogni giocatore, ma soprattutto in quel caso dipende dalle caratteristiche di chi batte, quale tipo di servizio scegliere, e quindi noi ribattitori dovremo adeguarci al servizio che ci arriva. Grazie Vincenzo, grazie Paolo, grazie Alessia. E adesso l'angolo di Prati 37. Chi è Carlo Emanuele Marsiglio? Beh, è un giovanissimo, ha vinto sia il campionato regionale invernale sia quello estivo della categoria Under 13, ve lo facciamo conoscere un po' meglio, senza mettergli troppe pressioni, perché a questa età noi vogliamo che si continuino a divertire Carlo, ma un po' tutti quanti i ragazzi di Prati 37 e non solo.
E poi vi facciamo vedere, sempre all'interno di questo angolo di Prati 37, anche il campus, che è una delle attività principali di Prati 37, soprattutto per l'estate, per i bambini, per la loro crescita, per la sicurezza dei genitori e per il loro divertimento. Beh, la finale è stata una sorpresa, non mi aspettavo di vincere il regionale Open, quello che ho fatto a maggio, e niente, sono contento e spero di continuare così. Il mio mito è Rafa Nadal, sì, spero di diventare come lui. È difficilissimo, però ce la metterò tutta per dire. Allora, certo, sicuramente è un divertimento. A me mi allena il maestro Vincenzo Carlone. A volte mi allena anche Paolo Cartuccia e mi alleno 4 volte a settimana e ci stanno i primi 2 giorni, di solito sono di fondo, quindi si spinge, si lavora molto, mentre gli altri 2 sono un po' più di quasi di affaticamento, diciamo, proprio fare appunti. E niente, questo. Bravo Carlo Emanuele Marsiglio, ma in realtà è tutto il movimento giovanile di Prati 37 che cresce grazie al lavoro di uno staff che ci mette impegno, professionalità e anche un pizzico di allegria. I ragazzi adorano i maestri, come testimoniato dalle immagini del campus estivo 2014 che abbiamo realizzato in questi giorni. Campus in cui si apprendono i rudimenti del tennis, ma si praticano anche altri sport come il volley, il basket e il calcio. Il campus dura 2 settimane, con frequenza dal lunedì al venerdì e con i seguenti turni: dal 16 al 27 giugno, dal 30 giugno all'11 luglio, dal 14 luglio al 25 luglio, dal 28 luglio all'8 agosto. Per info ulteriori basta contattare lo 085 41 70 890 o consultare il sito www.prati37.it. Un Open maschile da 4.000 euro, davvero un torneo importante organizzato da Prati 37. Con le immagini vi portiamo alla finale, ma anche insomma qualche immagine di semifinale. Concentriamoci soprattutto sulla finale, che si è giocata tra il talento numero 1 del tennis abruzzese Gianluca Di Nicola e il napoletano campano di stanza in Abruzzo, perché è tesserato con il CT Mosciano, Giovanni Rizzuti. E con queste immagini e queste emozioni, concludiamo la terza puntata del nostro tennis. Da Prati 37, Paolo Sinibaldi, da parte tecnica Luca Romano e la TV Lab. Tre set, Giovanni Rizzuti, anche qualche patema perché questa palla del match sembrava non entrare, poi invece hai vinto con merito perché hai combattuto fino alla fine. Comunque è stato un match molto difficile, ci conosciamo molto bene io e Gianluca, avendo anche giocato contro un paio d'anni fa all'ETA di all'ITF di Firenze, scusate. È partita molto combattuta, punto su punto, alla fine ho avuto un po' di fortuna perché ho tenuto duro nei momenti importanti, nei momenti decisivi del match. Su che cosa hai impostato il tuo match, la tua tattica, qual è stata, visto che conoscevi Gianluca Di Nicola? Gianluca ha un gioco che bene o male mi si addice, perché mi gioca tutto all'altezza del fianco, ma comunque oggi ha giocato veramente bene, il primo set mi ha preso letteralmente a pallate, mi arrivava una palla velocissima. Alla fine quel che mi ha salvato di più è stata la forza fisica e la tenacia, la grinta, diciamo. Tu avevi faticato anche pochino in semifinale, però forse il tuo capolavoro vero oltre alla finale l'avevi fatto in semifinale battendo Gaston Giussani, che è un tuo compagno di squadra, un argentino. Sì, con lui ci conosciamo benissimo. Niente, là ho fatto veramente una partita di altissimo livello e spero di continuare così con questo andazzo per tutta la stagione.